Galante non menteva. Riuscì a farmi uscire. 3 anni e mezzo prima, per essere precisi. Joe veniva a trovarmi e mi raccontava cosa succedeva fuori. Ma appena uscito dal cancello, è stato come trovarsi in un mondo nuovo. Che diavolo! Forza, andiamo a vederlo! Prendiamo la macchina e andiamo dal tuo nuovo padrone di casa. Guida tu, così riprendo un po' la mano, eh? Spero solo che non ti sia dimenticato come si guida in cella. Ehi, di che ti preoccupi? È come andare in bicicletta. Sicuro, solo che quando scassi la bici non costa un cazzo di fortuna aggiustarla. D'accordo, d'accordo, ho capito. Sei come una vecchietta. Già, e se non l'hai notato, le macchine sono cambiate molto da quando sei finito dentro, vedrai. La tua nuova casa è lungo la strada, vicino al lungomare. Ti piacerà. Che bello riverti a casa. Ho fatto del mio meglio mentre ero in galera, ma ora che sei fuori niente può fermarci, amico. Hai visto Henry di recente? Ah, me lo vedo da qualche anno. Non ha preso bene quello che è successo, sai? Che mi racconti? Quando venivi a trovarmi non potevamo parlare liberamente. Beh, dopo tutta quella merda che Clemente e quel cazzone De Luca hanno cercato di spalarci addosso, ho iniziato a lavorare per la famiglia Falcone. Davvero? Sì, stanotte vedrai. Te l'ho detto, ti ho preparato una bella sorpresa. Non fare domande però, tanto non ti dico niente. Oh cazzo. Tranquillo, ci sto dietro da 7 settimane. Ed è quello che mi preoccupa. Va bene, siamo abbastanza vicini, fermati qui. Dacci un'occhiata, è all'ultimo piano. Ho già pagato il primo mese di affitto per te. Ah, l'entrata del garage è su quella strada laterale. Grazie, Joe. Davvero. A proposito del posto dove andiamo stasera, è davvero de classe. Il mio genere di locale. Ok, eccoci qui. Sono sicuro che le piacerà. Io stesso vivo in un appartamento molto simile. Come può vedere, c'è anche il telefono, senza alcun costo aggiuntivo. Ed ecco il bagno, pulito e moderno, con tutta l'acqua calda che uno può desiderare.
E questa è la camera da letto padronale. E il letto padronale è comodo, c'è abbastanza spazio per due, forse tre. E non cigola, detto tra noi, una gran comodità. Spero proprio che le piaccia il nuovo appartamento, signore. Se ha qualche domanda, non esiti a chiedere. Solo una. Lei quando se ne va? Ora, se vuole scusarmi, devo andare da un altro cliente. Arrivederci. Già, ci vediamo. Non voglio trattenerla, signore. Sono sicuro che avrà molto da fare e io devo aspettare qui un altro cliente. Buongiorno, signore. Mi faccia sapere se le piace qualcosa. Basta così? Torni presto. Oh, ma che sono invisibile!
Cavolo, pensavo che non venivi più. Non male, bella stoffa. Grazie. Allora, qual è il piano per stasera? Lo scoprirai. Vieni a prenderci un mio amico. L'ho incontrato mentre eri in vacanza. Mostragli rispetto, è una persona importante. Sì? Lo vedrai, sta arrivando. Ehi, Joe, eccomi Eddie, qui. Come va? Niente male, niente male. È questo l'amico tuo? Già, questo è Vito. Vito, questo è un mio amico, Eddie Scarpa. Molto piacere, Eddie. Piacere mio, Vito. Ok, gente, muoio dalla voglia di bere, andiamo. Ehi, Vito, ti va di guidare? Io mi sono già fatto due drink. Allora, Joey, ti hai detto dove andiamo? No, so solo che si tratta di una sorpresa. Gli piacerà un sacco. Lo spero proprio, cazzo. A meno che non abbia cambiato sponda in galera. Ehi, di che state parlando voi due? Ehi, non preoccuparti, lo vedrai. Ehi, avanti, puoi anche dirglielo. Ha aspettato fino adesso, glielo diremo in auto. Va bene, andiamo, vedo. Mi aiuterebbe sapere dove stiamo andando. Vai verso Oyster Bay. Ok, allora, Vito, qual era la cosa che ti mancava di più quando eri dentro? La libertà. Beh, a parte quella. Vabbè, sai, alcol, donne, baseball, tutto quanto. Ecco, ci sei andato vicino. Mi state portando a una partita di baseball? Ti stiamo portando al bordello più raffinato della città, Vito. Un bordello, eh? Wow. Non sembri troppo entusiasta. E non dirmi che non puoi divertirti un po' dopo tanti anni. Non preoccuparti, Vito. Queste ragazze sono professionisti. Se ti sei dimenticato come si fa, te lo ricordo in un attimo. Già, ci divertiremo un sacco. Ah, ricordatemi di non bere troppo, tardi devo occuparmi di qualcosa. Cosa c'è di più importante di passare alcol? Ah, sai com'è, alle volte devi fare qualcosa per forza. Ehi, Vito, avanti, accendi. Omissione di soccorso. 10-4. Ho parlato di te con Leo Galante. Mi ha detto che sei uno affidabile e mi ha parlato di tutta la merda che Clemente ha cercato di tirarvi addosso. Ma ha detto tra noi, perché vuoi entrare in questo giro? Voglio dire, ognuno ha le sue ragioni. Beh, sì. Non voglio finire come il mio vecchio e come quelli del nostro quartiere, siccome nessuno mi aiuta. Oh no! Ho pensato che dovevo aiutarmi da solo. Tutto. Sì. Oh, ok, sì. Ok, sparisci, baby. Allora, Vito. Lavoro per Carlo Falcone e vogliamo espandere il nostro giro d'affari. Già ho lavorato per noi per un po', visto che sei suo amico, pensavamo di fare anche a te la stessa offerta. Che ne dici? Sì, certo che mi interessa. Va bene, propongo un brindisi. Ai nostri ragazzi. Va bene. E a un brillante futuro insieme. Salute! Ragazzi. Non posso bere troppo stasera, ho degli affari da sbrigare.
ma cazzo è la mia macchina? Qualcuno l'ha rubata. Ehi, chiamate gli sbirri della minchia. Ce l'hai davanti, ubriacone. Ah, già, bene. Ehi, dove sono le chiavi? Guida Vito è il meno sconvolto tra tutti noi. Ma sì. La prossima volta, Joe, meno da bere e più da scopare. Allora, Vito, ti piace sto posto? Molto meglio che giocare a nascondersi la salsiccia nelle docce. Oh, ma che minchia è questa puzza? Dai vomitati. Cosa? Non vomiterei mai nella mia auto. Che diavolo? Ma che minchia è questa puzza allora? Beh sì, la sento anch'io. Deve essere Frankie Potts. Cosa? Quello stronzo ti ha vomitato in auto? No, no, è nel bagagliaio. Cosa? Cosa? È tutta colpa tua, Joey. Ti avevo detto che avevo degli affari di cui occuparmi, ma tu mi hai fatto ubriacare. Ehi, e da quando affari da sbrigare significa un morto nel bagagliaio? Ehi, calma, ti vedo. Ehi, aspetta, ci inventeremo qualche cosa. Che c'è da inventare? Dobbiamo solo seppellire il corpo. Ho già in mente un posto vicino al vecchio osservatorio. È una pala? Certo, nel bagagliaio. E la fossa è già pronta. Dobbiamo solo buttarcelo dentro e ricoprirla. Va bene, va bene. Dov'è questa fossa? Appena fuori città, c'è un sentiero nella foresta che porta a una piccola radura. La fossa è lì. E muovete, va bene? Sì, ho bisogno d'aria fresca. Il tanfo qua dietro dà la nausea, cazzo. Fermati, viene da vomitare. Oh, troppo tardi, vi merda, di che cazzo te puzza? Ehi, è la sua auto. Già. Ma quella puzza, più l'altra puzza, può peggiorare solo se si caga addosso adesso. Bene, ci siamo. Vedo, apri il bagagliaio. È uno scherzo. Ottimo, davvero ottimo. Voi... Buah.
Ma che minchia scarpe nuove! Gesù Cristo! Ah, oh, buon Dio onnipotente! Da quanto tempo è qui dentro, Eddie? Ma credo un paio di giorni. Dovrei tirarlo fuori tu, Vito. Ah, grandioso! Non riesco a sopportare la puzza. Bentornato del cazzo. Ehi, ecco la fossa. Proprio qui. Su, dentro. È fatta, finalmente. Oh. Ok. Ora chi lo seppellisce? Cosa? Ehi, dammi un minuto per prendermi. Non puoi farlo, tu. Ogni volta che sento la puzza di quello mi viene da vomitare. E nemmeno Eddie sarà di grande aiuto. Ho capito. Ehi, gente. Che ne dite di un po' di musica, eh? Stai scherzando, vero? Good night, sweetheart. Well, it's time to questo non faceva parte della festa del bentornato, ma si sta bene. Good night, sweetheart. Well, it's time to... Sì, non ti piacerà così tanto dopo che ti avrò colpito con la pala. Pigliando per il culo. La mia canzone. Oh my dear, I'm so lonely. Mio Dio, povero Dino. If I hurt you, I'm sorry. Forgive me. And please say you're mine. Return to me. Please come back, Belmobile. Hey, come on, what the bed? I'm back. La parte più bella, quella in italiano. Via, dai, via, dai. La conosci questa canzone, no? Ecco che inizia, cantiamo. Oh, cazzo, che non ricordo le parole. Quando è mia madre? Quando serve, eh? Solo tu. Minchia, quanto è bella questa canzone. Scusa, Vito. Non è proprio il modo migliore di finire la serata, eh? Ma grazie. Ti devo un favore. Lascia quell'auto di Eddie, così può tornare a casa. Ah, sei un bravo uomo, Vito. Ci regoliamo domani, eh? Ehi, ti va di entrare a bere qualcosa? Sono le 3 del mattino, e fate silenzio! Ah, sta zitta, puttana!
Forza, chiamiamo un po' avuto abbastanza, ragazze. Vai a letto. Dai. Ti chiamo domani, Vito. Buonanotte.